Notizie flash. Clamorosa svendita di fine stagione, ribassi, saldi, sconti. Tutto questo puoi trovarlo da Giuda. Prezzo fisso 30 denari e sarai accolto con un bacio sulla guancia. Con Giuda che saldi. Salve, sono Adolf Hitler. E visto che sono qua giù, ascolto Radio Verdebu. Ascoltala anche tu. Meraviglioso, fai tutto quello che vuoi, fantastico.
verrà, Ciao, Mosè! Farfarello! Il soccorso vuole il foglio.
insomma era un po' allegorico, un po'... Non ho capito neanche qui. Quando ti attraversa sugli appositi passaggi pedonali un'anziana signora munita di bastone bianco e cane da guida, come ti comporti? Uno, la prendi, la stendi, la scendi. La stendi, la scendi, la prendi. La scendi, la stendi, la prendi. La... Infiammi! La infiammo. Sì, la infiammo. È quella lì che parla del prato in fiore e tutte quelle cosine belle. Sì? Ho visto che nella risposta c'è una che dice lo infiammi. E non si può ragionare così sulle cose! E bisogna starci insieme con le cose, non è che a me non mi piace una cosa, prendi tutto fuoco. E non si può ragionare così, se no saremo tutti a fuoco, non si può, non fronte. Bravo! Lo infiammi, era risposta numero 3. Quella che parla del prete, del bambino, cose qui. Ho visto che la risposta c'è sempre quella solita risposta che dice lo infiammi. Non si può ragionare così sulle persone, a me mi sta antipatico uno lo infiammo. Non si può, bisogna vivere insieme, bisogna averci un rapporto. Non è che io prendo lo infiammo, non sono d'accordo su infiammare le persone. Non si infiammano queste cose. Bravo, lo infiammi. È la risposta numero 2. Ragazzone, non te, andiamo indietro! Ragazzone! Ciao Gabri.
prenderci un tubo più grosso. Va a finire che sono pizzaioli. Fantastico.
che male! È due occhi di burro! Ah, che male! Sono debole! Ah, che male! Non ce la faccio per piedi! Un mese di prova, Grazie, stia fermo lì. Sì. Mi raccomando. Andiamo al prova. Straginato! Oh, chissà! Di burro! Dunque, il tuo compito, la prima domanda? Giusta la prima domanda! Vero, certo, signore! Seconda domanda. Esatta anche la domanda! Non le dubitavo, signore! Ok, adesso la terza. La terza, la terza... Esatta anche la terza! Non le sempre, signore! L'ultima domanda, allora. Esatta, però stai zitto! Un mese di prova e vatti pure a sedere là. Chiama il prof.